E Z-Air, portatile, il primo radiografico al mondo senza fissaggio a muro. Quindi un radiografico dal peso contenuto, 1,9 kg, e poi vi dirò il motivo per cui è a peso contenuto, radiografico portatile che può essere utilizzato in più ambulatori. Caratteristiche uniche, tubo al carbonio, il peso di 1,9 kg è dato dalla sua struttura. Struttura composta da un tubo al carbonio. Carbonio è un materiale che si surriscalda meno, richiede meno olio di raffreddamento e di conseguenza mi permette di avere un tubo molto molto più leggero. Caratteristiche di questo apparecchio: macchia focale 0,4, quindi la più piccola oggi presente nei radiografici, corrente continua 65 kV 2,5 mA. Alla base abbiamo la batteria ricaricabile che dura più di una settimana, questo naturalmente a seconda dell'uso che ne viene fatto in studio, e la possibilità di lavorare in due modalità, modalità automatica o modalità manuale. Modalità manuale, ho la personalizzazione dei miei fattori espositivi, quindi scelgo il tempo personalizzato a seconda del mio tipo di acquisizione, che lavoro con lastrine, fosfori o sensore, io scelgo i fattori espositivi per il mio canino, molare, premolare, bitewing, paziente piccolo, paziente grande. Altrimenti posso lavorare in una modalità automatica. Modalità automatica che vi mostro dalla tastiera dove io vado a scegliere i miei fattori, ok, il mio tempo. Modalità automatica che cosa vuol dire? Lui all'interno ha un giroscopio, questa è la particolarità di questo apparecchio, ha un giroscopio come i cellulari che si ruotano da verticale a orizzontale, anche lui con questo giroscopio riconosce la mandibola, la mascella e il posizionamento del dente. Quindi, fatto le appositi procedure, molto semplici, un secondo, setto, e con il movimento, semplice movimento del mio polso, io vado a determinare l'inclinazione e sappiamo benissimo che in letteratura x gradi in mascella, x gradi in mandibola corrispondono dei denti. Lui questo fa, quindi mi permette l'utilizzo molto rapido, ma soprattutto torniamo al fatto che sia portatile. Il portatile lo rende unico all'interno dello studio. Tutti gli studi oggi che ristrutturano piuttosto che studi dove si rompe un radiografico, la scelta di un portatile secondo me non deve destare nessun tipo di preoccupazione. Viene certificato tranquillamente come un radiografico, quindi viene individuata l'area di sicurezza ed è un prodotto certificato CE. Quindi oggi l'importanza di avere un tubo mi permette di avere un solo apparecchio radiologico in studio con tutti i benefici che ne derivano. Vi invito quindi a cliccare il link qua sotto e attivare la campanella per avere tutti gli aggiornamenti che TecnoGuard Svatec vi darà nel mondo della diagnostica.